Mistrza Polską. Lebie cambio oramai, sono stanche vorrei dare un po' di sonno agli occhi miei. Scende l'oscurità, c'è una casa più in là, il mio viaggio adesso finirà. E per lei io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via, passato e nel presente corre già. E vanno dietro gli anni miei e si fermano con lei, e la mente mia non ha lasciato mai. Tutto a posto lo so, tutto a posto, perché quello che lasciai ancora c'è. Le colline più in là e la strada che va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato, la notte zurra intorno a me, l'odio fragu era mie, il profumo dell'estate ancora c'è. E qualche passo ancora e poi so che mi preparerà, una cena calda il fuoco accenderà. C'è il silenzio fra noi, guardo negli occhi suoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto, perché tutto è come quando me ne andai, tranne lei, ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. Grazie. Mi hanno detto di farne un'altra e io la faccio per volentieri, se volete anche voi. Questa si chiama La Settima Onda. In una piccola strada che muore, e vengono quelli che raccontano storie, e a fidarti dovrai,
i dati dovrai alla settima onda. Sempre nomi, sempre. Se perdi l'anima, sei giocato l'amore, che gira, con passo costante, ancora pensi al mondo, come ad un gioco, o come ad una chimera, se la tua vita si ferma, una piccola strada che muore, e vengono quelli che raccontano storie, e affidarti dovrai, affidarti dovrai, alla settima stella. Settima onda è quella lontana che prende le genti e le porta nel mare. La settima stella, la tua contraria inizierà, è quella che vedi, quella più alta nel cielo, e affidarti dovrai, affidarti dovrai alla settima onda, e affidarti dovrai, affidarti dovrai all'ultima stella. Grazie. Di patate, di patate. Il custode parigino che figliava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. La
su una civetta urla e io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. La chitarra, Tito Torrisi chitarre e voce, Lino Burrafato alla batteria, Emanuele Celestre basso, ma non per ultimo di importanza perché è molto importante. Grazie. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritti fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere l'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio e chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non
santi ed eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché quella strada la trovi da te. Questo è il cammino, e poi dritti fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché questa è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Entusiasmi, ideologia, la moda, ma che colore ha?
vivi un'ora dalla casa e non sognare la nuovissima Zelanda per fuggire via da te Brianza velenosa. Giornata uggiosa, ma che sapore ha una vita mal spesa. Grazie di essere così numerosi in questa magica atmosfera, sotto la luce del faro diamo inizio alla Corrida 2019. Abbiamo indugiato per dare modo comunque di portare avanti i festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo e perché abbiamo avuto qualche piccolo problema logistico, e mi permetto di chiedervi un applauso per il service che ha tanto faticato sotto gli occhi di tutti, correndo e dandosi da fare e sopportando le nostre richieste. Ringrazio la squadra di Stornello per il lavoro infinito che fanno comunque durante tutta l'estate. Bene, 9 sono i concorrenti in gara più un entrée dell'ultimo minuto, quindi 10 volte chiederò il vostro aiuto. Dovranno stupirvi, dovranno divertirvi. E l'esibizione dura pochissimi minuti, dovranno dimostrare a voi pubblico di Punta Secca di saper stare sul palco, di avere senso della musica, non essere solamente intonati o avere ritmo, dovranno trasmettervi emozioni e fare in modo che vi divertite. I pezzi che hanno scelto, che si tratti di un pezzo musicale, che si tratti di una canzone o semplicemente di un ballo, li hanno elaborati, scelti e studiati in totale autonomia. Abbiamo provato solamente pochi minuti e adesso scalpitano da dietro le quinte, veramente per colpa mia da diverse ore, ma loro sanno che volevo che fossero tutti prontissimi prima. A voi pubblico e a dei giudici in incognito che non vi svelerò, spetta il compito di decretare i 3 migliori. Mi chiederete come? Alla mia destra vedete 3 fari, sono il nostro semaforo e adesso sono spenti, si accenderanno, ecco, grazie, visto luce rossa, luce gialla e luce verde. Applauso, no? Dovrebbe partire spontaneo l'applauso, luce verde vuol dire applauso. Allora, Punta Secca, capiamoci. Lo so che non è facile battere le mani, c'è caldo e fatico, tutto quello che volete è Ferragosto e vi abbiamo costretti a venire qua con la forza, però siete giudici e come tale siete chiamati ad un compito arduo, quello di applaudire o di fare ogni rumore che vi venga per testa, chiaramente nei limiti di quello che è legittimo, niente pernacchie, niente rumori osceni, per favore, fate bravi. Allora, tornando un pochino seri, ogni concorrente si esibirà per pochi minuti, quello che il pubblico deve fare è aspettare la luce verde e lanciarsi in un applauso il più scrosciante possibile, in base al gradimento che riconoscete di che vi abbiano le emozioni che vi abbiano suscitato, il gradimento che ha riscontrato in voi. Chiaramente potete anche non applaudire se non vi è piaciuto il concorrente, o potete, vedo io dei baldi giovani armati di coperchi di pentola, in spirito di corrida e di trombette, i rumori sono bene accetti, i concorrenti sanno che devono aspettarsi di tutto e sono qui per divertirsi. Allora,
Vi dicevo della giuria in incognito, io non vi svelerò chi sono, ascolteranno, saranno qui a registrare un po' come un applausometro umano il vostro gradimento e alla fine ci riuniremo in seduta congiunta e cercheremo di decretare i primi tre concorrenti. Allora, ne approfittiamo per i ringraziamenti noiosi, li faccio tutti ora così poi vi libero, promesso. Allora, ringraziamo i primi ospiti che sono l'amministrazione comunale seduta qui in prima fila, il presidente dell'Avis regionale e i nostri ospiti nascosti dietro le quinte che sono degli ospiti a sorpresa, li troverete man mano. I nostri sponsor, Saraceno Mobili, Ciglieri Elettrodomestici, Virtus Ferries e Video Più. Un altro ringraziamento va alla redazione di Santa Croce Web che sta trasmettendo la serata in streaming grazie all'operato di Pippo Curiali, che si occupa del montaggio delle riprese video, e di Giuseppe Aniceto che gestisce la regia. Grazie anche a Gianni Giacchi che immortalerà la serata con i suoi scatti. E l'ultimo minuto per ringraziare due componenti fondamentali di questa serata, l'amministrazione comunale e l'associazione Cantanti e Contenti, perché senza di loro non avremmo realizzato nulla. Mi hanno scelto come voce guida e quindi mi dovrete sopportare per tutta la serata, abbiate pazienza. Un ultimo applauso va agli addetti lavori che sono dietro le quinte, la band Itinera che ci ha fatto da sigla di apertura e sarà con noi tutta la serata, e i suoi componenti Maria Modica e Tito Torrisi alla voce e alle chitarre, Lino Burrafato alla batteria, Emanuele Celestri al basso. E io però gli applausi prima non li ho sentiti, quindi vi chiedo di rifarli, bravi, così vi allenate, più avanti li conosceremo meglio. I ragazzi del servizio civile, anche loro vittime sacrificali di questa serata, Gaia, Roberta, Michelangelo e Andrea, che ci aiutano a gestire la serata da dietro le quinte e anche tra il pubblico, e infine coloro che mi hanno aiutato a montare tutto lo spettacolo, cioè Zisa al quadrato come li chiamo io, Giovanni Zisa e Pino Zisa. Va bene, basta chiacchiere, pronti con la prima concorrente, a cui è toccato l'onere e l'onore di aprire la serata e che mi pare sia più agitata di me stasera. La accompagnano i nostri baldi giovani del servizio civile. Però l'applauso. Oh, Rossella Guardiani. Fantastici, gliel'ho detto e me l'hanno fatto lo stacchetto. 22 anni, di Ragusa. Studia canto fin da quando era adolescente, ha accantonato un pochino la sua passione per cercare di concentrarsi sugli studi, mi pare anche piuttosto giusto, ma il primo amore non si scorda mai e quindi ha partecipato anche a un'altra corrida, sbaglio? Sì, al Savini. Al Savini, bene, riprendi il microfono in mano o in questo caso sull'asta, cosa ci canti Rossella? Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Pubblico. Io vi ho fatto vedere dove è il semaforo, vi ho spiegato come funziona, vi darà il via e mi raccomando gli applausi o i rumori, li voglio sentire. Rossella Guardiano, quello che le donne non dicono. C'era chi ci già potrà arrivare.
silenzio, che familiarità. E lasciano una scia da bambine che tornano a chi le ascolterà. E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiremo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. Difficile spiegare, se te gioca di amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì, un altro sì. Litigo col microfono, bravissima Rossella, a quanto pare il service ha deciso di darmi fastidio stasera, si sta vendicando, io ti ringrazio, emozionatissima, torna pure di là, ci rivediamo dopo. Bene, siccome ci stiamo, non lo faccio più, però dovevo spostare una cosa, pazienza, non la posso spostare, allora poi chiamerò in soccorso i ragazzi del service, perché più tardi non faremo solo canto, quindi ci servirà un angolino di spazio in più. Bene, ho visto che vi siete scaldati pubblico, però loro sono emozionati, quindi aiutiamoli con un applauso un po' più consistente. Vediamo, prova mani, prova trombette, bravissima signora, grazie, meno male che c'è lei. E io non ho sentito la prova piatti, anzi coperchi, forti, bravi. Oh, allora gli strumenti li avete, le mani ce le avete calde, quindi per favore collaboriamo. Bene, continuiamo con la gara, secondo concorrente. Vabbè, dobbiamo mettere a punto il tempo di presentazione dei concorrenti, ce la faremo da qui all'ultimo. Grazie Gaia, grazie Roberta. Allora, secondo concorrente Carmelo Barrera, 15 anni, frustiero no? Sicuro? Di casa. Sicurissimo, di Santa Croce. Hai iniziato a esibirti che avevi appena 3 anni e ce lo ricordiamo tutti, due, perché all'americano. Ecco, il primo pezzo. Grande passione per il canto ereditata dal nonno. Io ricordo al pubblico che allo scattare del semaforo devono battere le mani, perché se non lo faccio loro non le battono. Cosa ci fai ascoltare stasera? Erba di casa mia di Massimo Ranieri. E allora, pronti col secondo concorrente? Grazie. E poi correvo via, quanta emozione, un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio ti amo.
far l'amore come un acerbo fiore. Fini la tua canzone, ma un'altra primavera chissà quando verrà. Un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio ti amo, ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista. Mattino ti svegli con la voglia di ritornare bambino, ma un'altra primavera chissà quando verrà. Per quello la vita prendo quello che va. Grazie a tutti. Oh, prova, ok. Hai scaricato la tensione che avevi prima. Sereno, benissimo. Mi fai il piacere di rimettere il microfono là che io sono imbranata, grazie. Allora pubblico, facciamo di nuovo lezioni di voto. Gli applausi valgono quando parte il semaforo, quindi concentrati, carichi, quando parte il semaforo vale il voto, altrimenti niente. Mi hanno detto di spostare questo, spero che non fischi di nuovo il mio microfono, di spostarlo un po' più indietro perché la luce le abbaglia. Oddio, che ho fatto? Ma scusate, ma che cosa volete di mia? Cioè scusate, ma signorina, ma scusate, ma che buono sono maccarone mia? Ma gli è stato detto di accompagnare ma che accompagnare i morti? Si accompagnano i morti, chi è che ha accompagnato tutto il ruolo per il cane? Oh, ma chi è che ha tenuto che si azzeccava? Ma se sono due bei giovanotti! Tu a mangiare chi sai che sei troppo secco, figlio mio. Ah, ma dimmi che ho barra, prendi quattro gelate subito. Ma loro tu sono stai in servizio. Bene, eh? Ma loro sono in servizio, non possono mangiare. No, io devo mangiare perché sta carendo in terra. Va bene, tu allora devi mangiare, va, ho mangiato. Va bene, mi faccio accompagnare io fuori e loro così li porto a mangiare un'arancina. Ah, forse che un'arancina sola, se ne può mangiare lei già. Va bene, andiamo giovani, pare che a noi tocchi il compagno di andarci. Va. Buonasera! Oh, quanti siete, un mare bellissimo. Un è Piero? Ciao Piero. Lui ci culpa io, mi ha voluto lui. E dire che io ho iniziato in questa piazza, vero Piero? Non so quanti anni fa, non lo diciamo, sennò si capisce quanti anni hai. E quelli che ho non li dimostro. Mi diceva Piero oggi che ci vai in pensione. Ma come c'è in pensione? Che ha quota 100. Io con la quota 100 ero andata all'INPS, Istituto Nazionale per Favore Signor Stanca, e sono entrata e ci disse, dico, siccome saccio che c'è la quota 100, dico, signora, ci è arrivata a 100?
ci è arrivato, se stai in altro poco che mi fate mangiare arrivo a 102, 103. Ma 100 ricchiri, 100 kg. Signora dice, ma lei 9 e mezza di mattina conta minchiate? Veramente i minchiati conto magari stasera. E perciò... Non... Ah? 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 C'è sì, gocciolo lei che sto dando. Signore, ora poi stasera 10 gocce di lecce, magari a supporto ci sono. Allora, è un giorno, oggi 15 agosto, vi siete riposati? Ieri festa, eh? Ieri sera che facciste? Ieri sera voglia, mangiare, bere. Io ieri sono stata a Catania perché mi sono sbrigata un mare di cose. Siccome insieme a Stura non c'è, quindi mi sbrigo un po' di cose, ieri sono stata all'INAM, INAM. Istituto Nazionale, aiutatemi a morire. Dice perché? Io ho mio marito che è in pensione. Quanti di voi sono in pensione? Vediamo, alzate la mano. No, cago da cento, lei è solo da tutta punta si che Santa Cruz, lei è l'unico disgraziato che è in pensione. Non la spingi sta la mano che fa male a Fiora, va? Perché lei travaglia ancora. E che avete scandato tutti a dire che siete in pensione, ma è una fortuna essere in pensione. E comunque mio marito è in pensione, quando sono in pensione gli uomini che cosa fanno? Perché le donne in pensione non ci vanno mai. La femmina travaglia sempre, rincia, fora, rincia. Ma l'uomo dove se ne va? Va? Nei circoli? Un'associazione? E che cosa fanno? Io con le carte, si pigliano una birra, un caffè. E le discussioni sono sempre le stesse. La discussione è sempre una. Tu che fai? Tu come fai? Tu quando fai? Tu ce la fai? Mio marito è un unico che non ce la fa. Manca a fare c'è la domanda. Ora, siccome siamo in pensione, i soldi non abbastano, sempre al circolo gli hanno dato una pinnilidia. Chi è che la fa la pressione? Quella per la pressione serve per scindere. Chi sta serve per chianare? Quella azzurra, la conoscete? Quanti di voi la conoscono? Alzate la mano, vediamo. Nudo! C'è qualche povero disgraziato che vuole spingere la mano a moglie e ci dice sta attento. Scimurito, cioè, ma fate capire cosa, non lo sa gente, cretino. Va bene, l'hanno fatta solo per me. Solo per me e per mio marito, Afficio. Allora, siccome giustamente siamo pensionati, soldi non ce n'è, queste pillole costano care, mio marito con una pillola ci ha fatto una settimana. E che c'ha da dire che io gli ho aiuto? Una semana, problema non è chiso, è che ci diventava la lingua tisa. Poi mi diventavo tutto blu. Telefonai al dottore, ci mi sta apparendo il grande puffo. Ci sta, dottore, ma scrivisse, ci signora, non si può scrivere, perché ci vuole una patologia. Ora io che cosa ne capisco, c'è, che cos'è questa patologia, dottore? Ci può dare la patologia, c'è, se il marito è malato. No, ma il marito non è malato. Ma la sofferenza la io come a fare? Dice, signora, se mi sta l'INAM, mi disse, signora, deve andare da uno specialista. E io e mio marito siamo tornati a casa. Già avessimo potuto spiare un specialista, come si chiama. Perché se a voi vi fanno male le orecchie, dove andate? Se vi fanno male i denti? E per da? E per da un se va? Arrivata a casa... Ma mi ha messo in cerca un specialista nelle pagine gialle. Ci disse, se invece cercare un specialista, cercasse a gente un morto, fosse meglio. Ora, giustamente, voi sapete, c'è WhatsApp, tutti usate. Io non lo uso WhatsApp perché non me la firo. Ma chi ve li volete vedere? Non lo sa ciunne che stanno facendo. Ah? Non si vede niente. No, si virano. Mio microfono, ok.
sono nascoste, ti hanno fatto il botto, perché parlavi di cose un po' piccanti e ti hanno censurato. No, ma non sono cose normali, ancora non ne ha visto il resto. Appunto, e mi preoccupa la cosa. Ancora non ne ha visto il resto. E allora, come vi dicevo, dove era arrivata? Ah, era arrivata che c'è WhatsApp. WhatsApp, tutti usate WhatsApp. Io WhatsApp non lo so usare. Io a Catania abito. Che li facciamo finire prima? Se no non si capisce. Presentatrice, li facciamo... Sì, li facciamo finire. Il pubblico ti applaude lo stesso, Mariuccia. Ma vi preoccupate. Facci una zinca, come si suol dire, non perdere il filo. No, perché se no non si capisce. Forse che c'è l'ultimo botticello, vediamo sempre. Perché prima ci sono quelli forti. Più grandi e poi a moce. Che pare ma marito preciso, pare ma marito preciso. Forse io aspetto vera... sempre l'ultimo botticello. Ma non è che veramente... Non arriva mai. Non è che vi eravate messi d'accordo voi. Che è questa cosa? Comitato feste. Una volta l'anno. Infatti, guarda, forse ci sarà, vediamo. Vediamo se c'è quella finale. Vediamo se è azzurra pure quella finale. No, taccio, come te, basta che ci fosse. Basta che si sprigono, vero? Ecco. E già il pubblico ha aspettato tanto. Avete ragione, però se no non si capisce. Oh signore! Aiuto! Che fare? È veloce, sto finendo. Vada! Vado! No, allora! Aspetti! Scusi! Sì! Uomo di botto sei, bravo. Va bene, allora, come vi dicevo, siamo rovinati stasera, queste cose dove lo specialista, eravamo arrivati dallo specialista. Voi sapete che c'è WhatsApp io non lo so usare. A Catania abito in un cuttiglio, c'è WhatsApp umano, i magummare. Io c'ho i magummare, uno è Sarita Ciolla e uno è Concettina Sputacianchi. I chiamai, cioè, Cumare, come si chiama questo dottore che ha visto da si informare, cioè, Cumare si chiama andrologo. Mio marito dice, ma l'andrologo non è chi che cura le piante? Se ce disse, un fiore che non macisce che hai. Ce disse, Peppino, lavati, che dobbiamo andare da questo specialista, perché mio marito si lava 15 giorni pezzi sopra e 15 giorni pezzi sotto. Dice, ma non sa ci vuole ti tocca, da lavare, ma può fare mala fuori da lavare. Un budaio e una pila, siamo andati dallo specialista, me l'ha fatta costare 250 euro, arrivate la sua professora, poi qualcuno se vuole c'è il mio indirizzo, non sei bannuto, sai. Arrivate lo specialista, il dottore del mezzo, io a destra, mio marito a sinistra, chi stuvosse tutto l'esame, incominciava a tagliare, dice, signora, ma suo marito c'ha il polisterolo iavito, usaccio, signora! Ma suo marito c'ha vitricicli avete, usaccio. Signora, ma suo marito c'ha un zucchero no sangue avete, usaccio. Signora, ma suo marito c'ha tutto cose avete. Ah, sapeva tutte cose avete, era qua io, né lei. Se l'è portata in un'altra stanza, è andato a visitarlo. È ritornato, dice, signora, non si preoccupi, suo marito ha una cosa che succede a tutti gli uomini della sua età. Suo marito ha un prolasso del rettile. Cioè, se me lo può ripetere, un prolasso del rettile. Cioè, professore, ma un rettile non è un serpente? Sì. E veramente, ma marito manca a tempi pace, ha avuto tutto sto serpente. Ora ci ha diventato una cipolla infurnata. Signora, ma lei deve sapere, e qui mi sono arrabbiata, questo lo dico a tutte le donne, qui mi sono arrabbiata, perché mi fa, signora, lei deve sapere che dipende tutto dalla donna, è la donna che deve dare stimolo al rapporto, è la donna che deve avere fantasia, è la donna che deve incitare l'uomo, è la donna, professore, la donna! Ma lei lo sa cosa fa una donna per un uomo? Cosa ho fatto io per Peppino? Peppino, parla! Peppino! Mio marito, come tutti i mariti che siete qua, sapendo che la colpa poteva essere mia della donna,
con la faccia di minchione. Vi giuro che l'avessi ammazzata. Ce ne sarebbe Cillo che non ha fatto io. Ce ne sarebbe Peppino, non ti preoccupare, arrivata a casa, manco a casa, nella macchina. Quattro caccagnate in tuo muso, dai, dai. Dai, lasciare mezzo morto e mezzo vivo. Allora, Celeste, professore, lo sa cosa ho fatto io per questo uomo? Cosa ho fatto io per questo uomo, Celeste Peppino Riccillo, che faceste un paio di mesi fa? Un paio di mesi fa, sempre perché se ne vanno in questi circoli, ma marito venne e mi disse: oh, mo fuori una cosa sciana. Un giorno già mi pigliavo, cioè, che a fare? Che a fare? Che l'ultima volta te la stai stare la muarda, che a fare? Amo fuori l'amore di Santo Tommaso. Come a fare? Mi portavo una tuta nera in pelle. Nera in pelle, capì? Mettere a mille, vi giuro, ma poi gettare 2 litri di olio buono un cotto. A mentre che mi metteva sta tuta, questo cavolo, vi ho immaginato. Mi metteva, io magari, se avessi magari, maronna, pareva una bratta impiccicata al muro. Mentre che mi metteva sta tuta, 2 litri di olio, tali aire, ma che minchia di misura mi hanno pigliato, che io piglio ai chi si e le caccia scritto MS, cioè se MS che misura è, mi tagliava e mi disse MS sarà, mi si ricorda quando è mia moglie, mi mise questa tuta nera in pelle, mantello nero in pelle, mascherina nera, i guanti neri in pelle, che io va a ca. E ti do una cosa, frustino, combinata così, mi disse, e ora na mangiare l'ignate. Chi è caritto? Sì, dell'amore di Tommaso, ma è che na mangiare assai l'ignate. Tu non l'ignate a me, non l'ignate a te, più l'ignate ne ramo, più piacere proviamo. Ci disse, ma qui che ha detto, c'ho il circolo, ma sei sicuro di sta gran minchiata? Sì, dice, lignate, non mandare lignate, ci sente tu, aspetta un attimo, Peppino, permetti che cominci a dare delle lignate io. Sì, mi disse, incomincia, appena mi disse incomincia, mancava frutirillo che io già avevo cominciato. Lignate, coppa di bastone, coppa di lasagnatura in da testa, ci sbattia la testa da colunnetta da comodino un naso, non ci scivo sangue, mi svenio a occupare un dedo. Disse disgraziato, ora come faccio a chiamare il 118? Il 118 su carica all'ambulanza. Io volevo salire nell'ambulanza, dice no, lei ha questo vestuto un se ne va. Ora che avevo il tempo di cambiarmi, mettetevi nei panni miei, che avevo il tempo di cambiare, mi hanno fatto entrare la macchina, partì per l'ospedale. Appena arrivo all'ospedale, ci vediamo, gli ribatto, mamma. Quanto su scema la gente. Perciò mi mise tutto ospedale a cercare a mio marito, disse, ma uno puttana, mentre che svolazzava con un mantello in un corridoio, anche un giorno mia comare che mi disse, comare, ma come siete vestuta? Chi è carnevale? Disse, comare, signor vestuta di amore di San Tommaso, e che? Comare, che va a dire ora? E c'è mio marito che è combinato male. Ma che reparto è? Che ne saccio, come è combinato sarà reparto sminnate. Giro tutto ospedale, ci posso pensare, vi giuro, rapio una porta, un giuaio, tutto un fasciato, pareva una mummia, si ci vedevano solo gli occhietti, e questi occhietti scevano due lacrime, queste lacrime che io volevo asciugare, ma a gazza si stuppava. Leggermente e dolcemente l'ho abbracciato e una uci, un filino di uci, perché mi disse, Tana. Io non l'ho capito bene. Io abbracciai più forte e lui mi disse, puttana. Appena niscio, definisco. Questo è l'amore di San Tommaso, non lo fate. Ce ne sta visto, professore, cosa ho fatto? Professore! E lei mi dice a mia, che cosa fa una donna? Che cosa fa una donna, uomini? Vedete, dopo tanti anni di insieme, 17 anni che sono insieme, mi sento dire, ah, ma chi sta chi la cacciava con l'uomo? No.
Io non ce l'ho con gli uomini, io ce l'ho con mio marito. A poi che ci posso fare che mio marito assomiglia ai vostri mariti? Che è colpa mia? Ma che è colpa mia? Io non ce l'ho con gli uomini, però è vero anche che ci sono uomini che dopo tanti anni di matrimonio, ed è vero ragazzi, dopo tanti anni di matrimonio, di convivenza, chiamatela come volete e altro, e si sono abituati alla moglie e sono sicuri che la propria moglie non la guarda nessuno. A mia moglie le guarda le altre, che aveva giunto 60 anni, c'aveva un urariere quando una lava biancheria. Uomo, tu devi sapere che la donna è bella sempre, la donna è donna perché dona la vita, la donna è bella a 20 anni, a 30 anni, a 80 anni, la donna è sempre bella. Uomo, io ti dico stai attento uomo, perché la donna è come il terreno, vuole essere arata, seminata, zappata. E se la femmina trova un zappatore che c'ha una bella zappa, la tota la può mettere sotto la letto. Uomo, che ancora ci sono uomini che ti schiedi, oh, quando muoio qualcosa ci sogno io. La femmina a casa che fa? Magari che travaglia fuori, a che fa? Arriva a casa e si assetta, si toglie delle novelle. Uomo, cosa fa una donna? Cosa fa una donna? Ma tu manco una idea. La donna si alza la mattina, prepara la colazione, porta i bambini a scuola, se non ci lave ci porta i nipoti, se ne va a lavorare se c'ha un lavoro, poi se ne va a fare la spesa e prepara il pranzo che vuoi tu, marito. E sì, e non ci farà un sugo troppo scritto perché un marito ci va a gastrite. E non ci farà la tua pammina larga perché un marito ci va a colite. E non ci farà un sugo in maiale perché un marito ci va a minchiolite. Il pomeriggio la donna ti porta i piccini a scuola, il piccino catechismo, la sera stira la camicia, ti stira i pantaloni, prepara la cena. La donna, oh, la donna 360 muscoli tutti in movimento, e tu uomo non muscolo a muovere, uno, e sei sempre morto uomo. Donna che sei bella sempre, donna, per essere bella non devi avere il peso 90-60-90, e mica sei una bambola figlia mia. Donna puoi essere sexy sempre, cioè io vedo le donne, che poi l'uomo ne hanno magari ragione, che siete sempre depresse tante, e non mi piace, cioè io cicchi la su piecchio fangolo. Ma l'avete sentite quelle che devono andare a mare, che siamo inizio stagione, prova costume, ma non ci posso andare perché io ho questo chilo che non riesco a togliere. Tu te ne devi andare a fanculo due volte, amore. Tu non hai un chilo, io avevo un chilo su vecchio. Io, già da ovulo, quando era un uovulo, già pesavo un chilo. Io, di solito, se voi ricordate, chissà la fecondazione, lo spermatozoo corre dietro l'ovulo, io fu al contrario. Fu l'ovulo che se ne io contro lo spermatozoo, e infatti è stata la prima fecondazione assistita, perché ha potuto assistere lo spermatozoo. Donna, non ti piaci, cambia, oggi c'è il mondo per cambiare. Hai i capelli corti, li vuoi allungare, mettiti PlayStation. Donna, il seno è una cosa importante, oggi tutti che è diete, ma la volete finire? Sì, la dieta va bene per la salute, ma caspita, se la femmina ci levi i minni, che ci resta, signori miei? Che cosa ci rimane? Io non dico che deve prendere una settima o un'ottava, no, ma manco una prima, manco la retromatch. No, donne che oggi... Troppo la donna, troppo applicata nella cucina, tutti questi corsi di cucina, ma... Vuoi essere sexy? E allora leggiti 99 sfumature di grigio. Tu ti leggi 99 sfumature di sugo di maiale, che cosa vuoi, amore mio? Leggi tu Kama Sutra. Donna, se vuoi, puoi. Se vuoi, puoi. Io ora ho poco tempo, vi devo lasciare perché ci sono un mare di
di concorrenti, ma voi non ve ne andate, rimanete qui perché io ritorno. Ci vediamo fra 5 minuti, no, 5 minuti no, 5 minuti no. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Ritorno! Microfono della band, per favore. Grazie. See you.
grazie agli Itinera, mi servivano per tornare seria dopo la gag di Mariuccia, che ritroveremo più tardi. Bene, avevamo concluso la prima tranche e quindi ricominciamo con la seconda parte della gara. Altri concorrenti pronti a dilettarvi, però dobbiamo fare la prova applauso. Vediamo pubblico, bravissimi. Bene, mi preme fare una comunicazione tecnica al mio amato service che mi detesterà stasera, ma siccome in gara oltre a tanti bravissimi cantanti abbiamo una ballerina, abbiamo necessità di spostare temporaneamente il microfono dell'ospite e di rimetterlo poi in posizione dopo, quindi loro intanto si organizzano e io proseguo. So che sono pronti con lo stacchetto per la concorrente numero 3, mi hanno detto di darvi il segnale perché sennò lo stacchetto non funziona. Che organizzazione! Benissimo, grazie Gaia, la signora Concetta. Mentre il nostro addetto al tuttofare, che si arrangia ormai, ci ha spostato il microfono a tempo di record, io lascio acclimatare la signora Concetta, che era emozionatissima. Ringrazio gli altri ragazzi del servizio civile che hanno finito il loro turno, ma purtroppo noi abbiamo iniziato tardi per rispettare un po' tutto, quindi sono andati via. Pronti? Agitatissima il microfono, hai ragione, lo abbiamo perso da qualche parte il microfono. Pronti, luce verde, devo tenerlo lontano. Bene, allora, emozionata, agitata, però non è la prima volta sul palcoscenico. Assolutamente, ci sono stata diverse volte, grazie a diverse persone che mi hanno invitato. Pronta a divertirti, hai ritrovato questa tua passione circa 4 anni fa. Sì. Concetta di Santa Croce, 62 anni, fiera di cantare per la sua famiglia stasera. E ci fa ascoltare Il cerchio della vita, il semaforo pubblico. Grazie, grazie.
forte dentro di te. Devi solo sentirti al sicuro, qualcuno è sempre con noi. Alza gli occhi se vuoi, tu vederlo potrai, e perché vaniranno nel blu, è una giostra che va. Grazie pubblico, grazie Concetta. A quanto pare stasera io e te abbiamo proprio sbagliato a mettere l'abito lungo e ci tocca tenercelo. Pazienza, passata l'emozione. Grazie a voi. Grazie a te. Bene, io litigo con i microfoni, aspettate, ce l'ho fatta. Non so se sono riuscita a spegnerlo e poi lo devo riaccendere, però almeno ho evitato fischi. Fantastico, io e i microfoni abbiamo un rapporto di amore e odio, questa sera più odio che altro. Bene, proseguiamo, quarto concorrente, cambiamo genere, come vedete si prodigano per aiutarla a stare il più serena possibile perché è agitatissima. Stasera danziamo, pronti con lo stacchetto, insieme alla concorrente numero 4, Catherine Caschetto. Catherine ha 16 anni, viene da Vittoria, balla da sempre sulle orme di mamma e papà, ha ideato da sola questa coreografia, pubblico, occhio vigile al semaforo, mi raccomando, sulle note di Formidable, grazie, rifaccio, sulle note di Formidable, Catherine Caschetto. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous
nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. C'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Bene, il pubblico ha votato, brava Catherine, superato la tensione, lo so, il palco non ti aiutava, perché come dico sempre con la danza, ballare su un palco che purtroppo è già attrezzato di altri strumenti rende la cosa più complicata. Benissimo, grazie. Bene, il pubblico di Punta Secca la salutiamo, brava. Bene, torniamo al canto, quinto concorrente. Siamo pronti. E senza stacchetto mi hanno detto che non possiamo partire, se no non me lo fanno più. Me l'hanno promesso. Quinto concorrente. Beh, l'applauso però alla band che mi fa lo stacchetto così sul nulla ci vuole. Ogni stacchetto 50 euro, eh. Vabbè, quasi quasi non glielo faccio fare più. Vabbè, ma male che va. Ci metto tanto, c'è l'amministrazione comunale qua. Che può dire? Crisi in più, crisi in meno. Pronti? Vediamo, lo accendiamo. Fantastico. Pronto? Va bene. Bene, l'avevo spento io. Era colpa mia, mi allontano. Allora, abbiamo detto, quinto concorrente, dipendente Enel ormai in pensione, 71 anni, frustiero magari, no? Da Bugiaro, stavo scherzando. Sono 17. Cosa? 17? Ah, giusto, chiedo scusa, 17 anni. Portati Maluccio e il signor Antonino Statello. Pubblico, non dimenticate di votare. E allora il signor Nino ci fa ascoltare Nel Sole. Amore, amore,
me. E la notte non verrà mai più. Ma perché? Grazie. Anche lui emozionatissimo come tutti i nostri concorrenti, ma quanto valeva un giro sul cestello dell'Enel era più semplice, indubbiamente, concordo. Bene, mentre il signor Statello mi ha gentilmente rimesso a posto il microfono e lo saluto, grazie, ci vediamo alla fine della serata, non ci abbandoni, e io vi faccio riposare un attimo, lo so che è uno stress scegliere il preferito fra tutti questi talenti, e vi faccio incontrare un vecchio amico. Lui ha partecipato alla corrida su Canale 5 con Gerry Scotti già 16 anni fa, quindi è quasi un VIP. All'epoca ci fece restare tutti noi paesani incollati alla televisione, perché effettivamente fece qualcosa di diverso, qualcosa che non ci aspettavamo, una novità. Ha poi iniziato a coltivare la sua vera passione, il canto. Torna ad esibirsi sui palchi medio-grandi, perché il nostro è medio-grande, ci accontentiamo, con l'arrivo sul panorama radiofonico di Gabbani, che per lui è diventato un po' un idolo, infatti mi pare che sta cercando in tutti i modi di assomigliargli. Alipo. Stasera è il nostro ospite Gianni Zisa. Poco fa mi ha fatto l'improvvisata e... Buonasera. Eccolo. Forte! Adesso con le mani a tempo di musica. Disperato, 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 disperato sono disperato. Disperato sono disperato, 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 disperato sono disperato. Disperato. Caduto dal cielo, come vestita quando entra sassofono, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo.
Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lì quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando E tornando a casa insieme. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Disperato sono, sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si tocca lo sfiorarsi è quasi uno shock. E tremando E tornando forte. E scoprirà l'amore disperato. Buonasera, benvenuti. Ma quanti siete? Sono felice che siate in tanti. Quest'estate abbiamo lavorato tanto e sono molto contento per questo. Niente, per poter cantare la prossima canzone dobbiamo far finta di entrare tutti insieme in una macchina del tempo. È come se tornassimo indietro nel tempo e ci fermassimo nel lontano 1960. Negli anni 60 la musica internazionale viveva un momento magico perché nel mondo c'erano pochi artisti che se lo potevano permettere. Ad esempio in Francia c'era Edith Piaf, Gloria Lasso, in Italia avevamo Claudio Villa, Nilla Pizzi, Adriano Celentano, ma ahimè, appena arriva lei, si sono fatti tutti da parte perché lei, pensate, ha venduto milioni di dischi cantando in tutte le lingue del mondo. Era appena scoppiato il boom dei 45 giri e lei era la regina del music hall e dei jukebox e cantava questa canzone. Questa canzone è un piccolo cha cha cha. Lei è una splendida Dalida e la canzone si intitola Itzy Bitsy Petit Bikini. E voilà! Dalla cabina uscire non voleva, io le chiedevo piccina perché non voglio uscire, così le rispondeva, sono troppi gli occhi che guardano me. Un, due, tre, e tremble de mon tricot. Son petit, itzy bitsy, teeny weeny, tu petit party bikini, calme per cool la première fois. Se chi arriva si mise un lungo e unico pastrano e finalmente avanzò verso il mar. Era davvero un costume un po' strano, gridava a tutti che bel palomba. Elle craigne de mon tricot. Son petit, itzy bitsy, teeny weeny, tu petit party bikini, con la première fois, con i sevizi, tini, wini, tu per
en bikini rouge et j'en avais quoi. Un, deux, trois, voilà c'est qui arriva. Poi finalmente si spoglie e si getta e tutti quanti la stanno a guardar. Non ha il coraggio di uscire lei, poveretta, non ha il coraggio di uscire dal mar. Son petiti, vizzitini, wini, tu petti, fatti bikini, che il metter culla prugnare fa. Con i vizzitini, wini, tu petti, fatti bikini, ho bikini rouge e giornali qua. Si se si sto a rebusa muse, ho pelare come sei, si se padron o si schiuse. Cazzo è termine, la la la, mon Dieu. Grazie. Adesso volevo semi-concludere con un brano portato al successo negli anni 60, credo. Rimaniamo qui stasera. Da Adriano Celentano. Io vi faccio ascoltare la versione di Gabbani che presentò al Festival di Sanremo del 2017. Portofino, più di un mese a San Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa a te, sei scappata a Malibu con un grossista di Bisù. Susanna, 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 mon amour, Susanna, mon amour. Non ti sta più cinese, tu regina Urigal, indossavi un pechinese con un triangolo di strass. Vieni via con me. Tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma non mi si è, te ne compri per va, ma va. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Ho messo la tua faccia su una faccia nuova, dovrebbe per sentire quello che si prova, però il tuo sangue nelle mie vene, divise insieme, divise insieme. Come se a te non dura un fiato, e la saliva di un ultimo bacio, su questa porta dove si affaccia per niente. Susanna, 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 mon amour. Susanna, 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 mon amour. Susanna, mon amour. Grazie. Allora, stai cercando di rubarmi il mestiere, perché io non so cantare e non mi muovo così sul palco. Non funziona sta cosa, te lo voglio dire. Non ci pensare. Allora, pensate che sono passati 16 anni, che sono cambiati i tempi, che sono cambiati i problemi, che siete cambiati voi, che sono cresciuto io, forse, ma i fuochi d'artificio sono sempre quelli. E fanno più o meno così. Introduzione, perciò immaginate
il ventaglio. A questo punto io mi giro, anzi no, rimango così. Grazie. Mettimi un po' di ego. Upapà. I serpentelli. La farfalla gigante. I frischi, certo, ma parlo lì. Un pazzo che faccio. I frischi. Loro si perdono. Il ventaglio. Finale. Grazie a tutti. Prima di salutarvi volevo ringraziare come sempre le persone che mi hanno voluto. Basta, per le vostre serate, i vostri eventi, contattatemi, che il mio spettacolo è un'altra cosa. E niente, au revoir. Come non immaginare fuori dall'edificio sul porto. Grazie. Ora li dico di nuovo coi microfoni. Bene. Aspettiamo. E pronto. Adesso lo sacchetto ce lo facciamo noi. Ve la fate da soli. Bravissimi. La sua nome. Sei. Era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E nella spiaggia un assassino, gli occhi grandi da bambino, gli occhi enormi di paura, erano gli specchi di un avvento. Dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e che sono vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Più dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino e spezzo il pane, per chi diceva se ne ho fame. La 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 la
vento, voglio di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro le spalle un pescatore, e dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già rimpianto di un aprile giocato l'ombra di vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino, ma l'ombra dell'ultimo sole si era subito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Bravissimi, Itinera, giusto, l'ho detto bene con l'accento perfetto, band tutta made in Ragusa che ci tiene compagnia stasera. Hanno sostituito, in questo gli devo dire grazie a Tempo di Record, la band precedente, si sono messi subito in discussione ma gli altri hanno avuto un piccolo intoppo e loro si sono, da navigati musicisti, subito messi a nostra disposizione. Suonano insieme da un po' con un repertorio vastissimo, da Battisti ai Police. Bene, io cerco di non fare danni e riprendo l'asta perché ricominciamo con la nostra gara, e mi preme anche ringraziare l'Associazione Volontari del Soccorso che ha prestato e presta sempre il suo operato in queste manifestazioni gratuitamente, mettendo a disposizione il servizio di ambulanza. Microfono, e io ora so che se glielo accendo faccio fischi e fiaschi, ci provo, eh. Ok, forse sono riuscita ad accenderlo, il service poi mi darà conferma. Bene, non ho fatto troppi danni, forse. Che mi danno queste cose difficili da fare? Grazie. Ecco, io lo sapevo che era meglio che facevo fare a qualcun altro. Bene, continuiamo, io mi sposto di lato perché merita lo spazio. E bende, chiedo scusa, Itinera, stacchetto. Sì, prova, sì. Prova, funziona. Sì. Ah, avete ragione, non l'ho presentato. Riprendiamo col sesto concorrente. Sì, prova. Qua, sì. C'è la batteria un po' scarica. Va bene, siamo riusciti. Bene. Non ho distrutto il microfono, funziona. Giuseppe Zisa. Sì, prova. Va bene. Funziona? Gli diamo quello della presentatrice, poi cambiamo. Perfetto, glielo do subitissimo. Io prima lo finisco di presentare e poi glielo metto. Anni 77. O no? Giusti? 76, no, non gliene avevo aggiunti, chiedo scusa, non lo faccio più. No, 77 di Santa Croce, così pare, mi suggeriscono dal pubblico che è così. Ci presento un'imitazione, ma io non vi svelo qual è. Pubblico, vi ricordo che il semaforo diventa verde e dovete votare. Grazie, abbiamo subito messo a servizio il nostro signor Peppino. Pronti? Ma è maschio o femmina? Va bene, la buonasera a tutti. Ma è maschio o femmina? Devo imitare? Mi deve femmine, dire solo se è maschio o femmina. Femmine e maschio. Ah, loro lo devono indovinare. Femmine e maschio. Va bene, e allora vi lascio al sesto concorrente, Pino Zisa. Si può dire anche, sarebbe la femmina e maschio. Thank you.
Aviano scicaretto, davvero saporito, a mia me l'ha ammazzato, povero scecco mio. C'era una signorina che non voleva bene, e quando non mi visti, chi la soffreva di bene. Che bella luce via, variano tanti cori, cicaretto di nuove cori, solo io dai ascoltare. E quando cantava facia, cicaretto di lume cori, solo io dai ascoltare. E quando cantava facia, Zava ricchi e tutta la raspada, quando morivo me morti, chianci senza dolori, ora che mo su scelgo, chianci con tutto il cuore. Che bella voce mia, variano tanti noi, cicaretto di lume cuore, solo io dai ascoltare. E quando cantava facia, cicaretto di lume cori, solo io dai ascoltare. E quando cantava facia, grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie. Come l'ho immaginato questo asinello che ci saliva sul palco? Grazie, grazie, grazie signor Zisa. E l'applauso era quello di prima col semaforo, che voi ve lo scordate ogni tanto che dovete rispettare il semaforo. Non riesco a sistemare questi microfoni, forse l'ho pure spento, poi pazienza, l'ho aggiustato. Bene, continuiamo. A che punto eravamo arrivati? Oppure verso Enrico? Mamma mia! Ah, ecco! Avevo perso il numero. Numero, aspetta, devo fare giusta, se no mi rimproverano il concorrente. Numero 7. Anni di vittoria, lui sa come accendersi il microfono, non c'è bisogno che litighiamo. Ha trasformato la tutti, ecco, una passione in lavoro. Stasera ci fa ascoltare Rose Rosse, Giuseppe Cannizzo. Grazie, grazie. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa.
cosa voglio da te. L'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quanto ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porta indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose, rose per te. E il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose, rose per te, ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa. Grazie. Grazie. Bene, semaforo funziona, il pubblico funziona, ringraziamo il nostro concorrente, a cui chiedo gentilmente di non farmi litigare col microfono, per favore. Grazie. Bene. Allora, prima di dare il via all'ultima tranche di gara, ho il piacere di presentarvi uno che concorrente lo è stato concorrente della corrida con Carlo Conti nel 2018 su Rai 1. Lui ha costruito lo strumento con cui suona, ha bisogno di un po' di tempo per riuscire a sistemare tutto quanto e io ne approfitto per ringraziare ancora una volta Santa Croce Web che trasmette in streaming, i ragazzi del servizio civile che stasera ci hanno aiutato nonostante le festività, la VS che presta il suo servizio con l'ambulanza, i ragazzi del service che abbiamo fatto impazzire stasera e che continueranno a sopportarci ancora un po'. Anche voi, anche il pubblico si merita un ringraziamento comunque da parte mia e da parte di tutti i concorrenti, perché siete stati davvero attenti come giudici, come arbitri di questa serata e veramente Punta Secca si rivela sempre più disposta ad accogliere l'arte sotto tutte le sue sfaccettature, che siano imitazioni, che sia una storia raccontata in maniera simpatica o una canzone. Bene, pronti? Allora, quasi. Grazie, buonasera a tutti, popolo di Santa Croce Camerina. E Punta Secca, il tempo che mi monto qua, l'ultimo strumento addosso, perfetto. Ok, pronti? Allora, sì, vado. Allora, grazie, allora vi farò ascoltare il medley della corrida che ho portato a 6 milioni
di telespettatori l'anno scorso su Rai 1, sono reduce della corrida di Carlo Conti e ho portato i colori della Sicilia, ho portato il nome di Giarratana, che sono residente di Giarratana, abito a Ragusa e provengo da Giarratana, cioè, il paese originario, e ho portato tanti colori e tanta allegria al pubblico. Vi farò ascoltare il midley che ho portato là, che sono 7 brani in 2 minuti. Strumentini che ho addosso sono 11 strumenti che suono simultaneamente. Questo ambaradam musicale l'ho costruito io e l'ho addobbato come un carretto siciliano. Mi piace raccontare la storia della Sicilia, i nostri brani popolari siciliani. Se nel frattempo perdo l'aria perché devo suonare tutti questi strumenti. Allora, come primo strumento abbiamo la trombetta, poi c'è il campanello della reception, poi c'è un'altra trombetta. Poi c'è il kazoo per fare le melodie. Questo qua è il kazoo. Poi c'è la sambugna siciliana per fare le tarantelle. Poi ho il microfono. Poi sul braccio destro, come vedete, sono attaccato che mano e che piede. Ho il filo della bicicletta, il classico filo della bicicletta, che è questo qua. E con questo movimento in battere fa due strumenti, il tamburo a cornice e il campanaccio. Poi come decimo strumento la chitarra e come undicesimo strumento il cestello, che è il classico cestello a mano. Io però lo suono con i piedi. Ho messo una base di legno, poi ho messo due molle e mi sono costruito questa percussione. E col piede sinistro mi sostengo, altrimenti cado a terra. Buon orchestra siciliano, grazie. Vuoi ascoltare un altro brano popolare siciliano? Oh, kumarini,
Ok, allora i prossimi brani che farò ascoltare sono nel mio album, che ho fatto un album che lo troverete sia su Amazon e in tutte le piattaforme mondiali. Ho portato il nome, ho fatto dei brani popolari che riguardano il food siciliano, ho fatto il ballo basilico, fece la colonna sonora La Scacciarracusana, che è un patrimonio anche lei. Io ho fatto anche il brano della cipolla di Cerratana, io sono di Cerratana, e ora vi farò ascoltare la colonna sonora che ho presentato al popolo di Cerratana, e stasera vi farò ascoltare pure il mio brano. E se volete acquistarlo, ho qui col firmacopia, o altrimenti lo trovate qui al bar sulla mia destra. Questi brani che parlano del nostro territorio, come la cipolla, come il basilico. Io ora ho fatto pure la scaccia ravusana, però giustamente è buona pure la scaccia a cacio pure di Cerratana, quindi invito pure all'amico Giovanni di mandarmi la base la scaccia ravusana, e vi lascio con questo brano e vi auguro la scaccia ravusana è meglio che darà amore cana, e puoi dire che che vuoi, ma un crescente non lo vuoi. E mi piace con l'acciughi, e mi piace con buccesino, e a cianate cotalia, c'è un massaro casarre cria, e va corriendo a seputanno,
Polonier va in campagna e controlla le vedette. Sulla razza moricana le polizia le fa mangiare dalla chiana di Raunza per fare ru. Cosa capato? E la scaccia rausana con marchio di tipicità, e la stira rettangolare con farina, acqua e sale, e ci mette tanta salsa, cosa cavato stagionato, è un piatto per i poveri che si faceva per Natale, e la puoi fare camolinciana, la puoi fare che patate, cace butte e ciarlatana, e che brutte le sapore, a stile fina quanto vuoi, ripiegala in due estremità, eccola qua. A scaccia con baccalà. Scaccia rausana con pomarolo capogliato, e ci metto un bicarbonato per ammazzare l'acidità, e che buono sciauro che fa, e li fa in quantità, voglio olive e pane in casa, di gestione non ce n'è, ma che buona carne cotta, casa si zeggia la monte, e con sguoglio quando sfoglia, e mi piace la qualità, e la porto a Milano, c'è spiegare come fa, eccola qua, a scaccia cagliete qua. Punta secca, grazie, grazie a tutti. Allora ringrazio a Piero Mandarà, cioè, ringrazio a tutta la giunta e ringrazio il popolo di Punta Secca, che siete sempre bellissimi. Buona serata a tutti, grazie. Beh, a quanto pare anche il microfono era affamato. Dopo l'uomo orchestra siciliano, penso che tutta Punta Secca abbia fame ora. Questo è scontato perché ci ha elencato tutte le pietanze. Mi sposto e lascio che si prepari il palco, perché dopo l'ultimo ospite abbiamo un'altra batteria di concorrenti. Ma prima, pronti? Partenza. Pronti, partenza? Via, via. Adesso faremo un brano di Ivan Graziani, si intitola Pigro, è un brano degli anni 70, dedicato a tutte le persone che hanno voglia di lavorare, non voglia di fare. Pigro. È un brano un po' così, un po' particolare. Ecco, lui la sa. Diamo un po' di movimento. Ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro! Una mente fertile, dici alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza. Thank you.
la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro! E poi la parolaccia che ti lasci scappare, che servono a pulire il tuo discorso d'autore, come bava di lumaca stanno lì dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione. Agli Itinera, Maria Modica, Tito Torrisi, Lino Burrafato ed Emanuele Celestre, che stasera hanno giocato con noi. Cosa dobbiamo cambiare? L'ordine? È l'unica donna, concediamoglielo. Poi uno che si presenta con una maglietta come la sua, come minimo, non so se riuscite a leggerlo, c'è scritto mai sottovalutare un vecchio con il basso. Quindi la sua autostima è tale, va bene, prossima tornata. Prima il bassista, va bene, ricominciamo con la gara e prossimo, siamo pronti? Prossimo concorrente, è scappato il batterista. Ha il passo lungo, Gaia, attenta, lui coi tacchi, cioè lei coi tacchi si muove meglio di noi. E allora, categoria canto e imitazione. Di Vittorio, 41 anni, dalla danza al canto alle imitazioni è stato un tutt'uno. Sì. Buonasera signori, buonasera. Condivide con la figlia la passione per la danza, la figlia l'abbiamo incontrata prima, ma stasera ci fa Fatti Bravo, ci canta Cieli Immensi. Massimo Caschetto. Grazie. Cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è tua, se di colpo fa fatica, fugge via. A noi bastava solo l'amore, il resto ci poteva mancare, e ridere e scherzare poi finire. Ma oggi che mi sembri migliore, quello che poteva sembrare allora. Ma tu chi sei, cosa vuoi, e come mai mi pensi? Non sono io, nemmeno lei, ma i cieli sono immensi. Guarda il cielo, quante luci, fino a me.
ci poteva mancare. E ridere, scherzare poi finire. Ma oggi che è passato il migliore, quello che poteva sembrare allora. Ma tu chi sei? Che cosa vuoi? E come mai mi pensi? Non sono io, nemmeno lei, ma i piedi sono che ti dica se la colpa non è mia. Grazie, grazie, grazie. Massimo Caschietto o Patti Pravo, a seconda del... Bene Massimo, grazie per esserti messo in discussione. Occhio coi tacchi che è pericoloso sto palco, me ne sono accorta. Allora, stacchetto stavolta non ce n'è, proseguiamo con l'altro concorrente perché lui ha bisogno della batteria. Abbiamo concluso col canto e abbiamo il penultimo concorrente, anche lui giovanissimo, appassionato di musica. Pronto? Ci siamo. Bene, si è accomodato alla batteria, ci presenta il suo medley, se non vado errato. Giuria, mi raccomando, pubblico il semaforo, dopo questa esibizione abbiamo l'ultima e poi ci raccoglieremo in clausura per concentrarci e selezionare i voti. Quindi Andrea Linguanti. Thank you.
Bravissimo, e penso che sia anche stanco, uno perché lo abbiamo tirato fino alla fine della serata, poi è stata una delle esibizioni forse più lunghe. Ma quanti anni hai? Io non te l'ho chiesto, mentre prendi i complimenti della band mi dici quanti anni hai? 16. Quindi tutti giovanissimi i nostri concorrenti, grazie. Bene, abbiamo avuto l'azione, abbiamo avuto la musica e il ballo, non poteva mancare per chiudere la serata. Sono iscritti dell'ultimo minuto. Mentre si avvicinano, io cerco i nomi perché credetemi, sono riuscita a scrivermi tutto così piccolo che nonostante i fari grandi non ci vedo. Allora, ultimo concorrente, un duo di ballerini. Giorgio e Maria. E allora, tranquilli, band, vi congedo perché loro scalpitano. Giorgio e Maria, anni. Anni? Per forza, obbligatorio. L'abbiamo detto di tutti, che facciamo? Indovina. Il Superenalotto. 65. 65. Bene, Fusro. Sapo quanto? Grazie, va bene, avanti. Quanti? 84.
Complimentoni, quindi dai 16 agli 84. Non si offende la signora se li chiedo pure a lei. Quanti anni? 60. 60, e si sono messi in discussione appena hanno visto montato il palco della corrida. Dici, noi pure. Bene, cos'è che ci fate? Cosa ballate? Il ballo della mamma. Il ballo della mamma. Bene, pubblico, i decimi concorrenti. È partita la base sbagliata. E abbiamo scherzato, tenetevi le mani pronte per il prossimo applauso, eh? C'è scritto ballo da tutte e due le parti. Ricominciamo, concorrente numero 10. Il microfono all'altro ospite
e insieme ai giudici in incognito cerchiamo di tirare le somme di quella che è stata tutto lo svolgimento della serata, quindi di quanti applausi e di quanti fischi e trombette avete usato stasera, e ci prepariamo a decretare il vincitore. I concorrenti non sanno in cosa consistono i premi. Abbiamo deciso insieme all'amministrazione comunale di dare solamente i primi tre posti. Tutti gli altri sono un pari merito, perché sono stati tutti bravissimi, sono stati tutti veramente sportivi, gli uni con gli altri, sia durante le prove che dietro le quinte. Quindi, che dire, si meritano comunque il vostro applauso e il vostro apprezzamento, perché si sono messi in discussione. E un'altra cosa io ve la chiedo invece, prima di concludere, mentre lascio che si avvicini Mariuccia, io il semaforo lo voglio essere fatto pure, perché per me è stato un gioco, mi sono divertita, sono stata insieme a voi e quindi mi trasformo in un concorrente pure io. Perciò, se il signor Zisa, come ha fatto tutto il tempo, dà il via al microfono, al semaforo, e no, dovete aspettare, pubblico rosso, giallo, spero di esservi stata utile stasera come voce guida. Grazie. Bene, lascio a Mariuccia e ci rivediamo dopo. E rieccomi qua. Rieccomi qua, tutti qua siete rimasti, eh? Allora, mentre a me mi piace quando sono con la gente a raccontare le cose mie, ma perché sono fra gli amici. Voi sapete, soprattutto le donne, che prevenire è meglio che curare. E a proposito di questo, l'anno scorso sono andata a fare una visita dal dottore, quello che visita le donne, come si chiama? Un geologo. Sono andata dal geologo e mi visitavo e mi disse: signora, c'è un buppo. Ci disse: più tu, ma com'è possibile che io pisce manco lo mangio? Sto buppo non viene. Ma marito dice: dai, che quando ti assettaste non lo scoglio. Già, sì, io. E tu manco lo sentiste. C'è il dottore Uluasse, dice: signora, non lo posso togliere, è troppo piccolo. Sa a tenere, ne già hanno venisse. E che cosa faccio? L'allevamento dei puppi io. Ma disse: che affare? Dice: ma io non lo so come lo la signora, non si può togliere. Ma lei non c'è una lavorizzazione dei puppi, ci disse, ma scusate. Se io sono messa in posizione, lei lo chiama, come lo chiamo? E che ha studiato, io per chiamare i puppi, ci disse. Lei ci mette un pezzo di panne fuori, appena ne c'è la testa c'è una coppia o piglia. Signora, dice, ma che cosa sta raccontando? Dice, deve venire il prossimo anno. Io avevo un anno che sogno con la pupa, un anno che cammino con questo coso. Ieri, penso che era l'INAM, rutata villo sempre, INAM, Istituto Nazionale, aiutatemi a morire, disse: vediamo questo pupo com'è. Ora voi lo sapete che all'INAM hanno sempre sto vizio, che l'ambulatorio li spostano. Una volta l'otorino era primo piano, portano terzo piano. Una volta l'orientista era terzo piano, portano secondo piano. Spostano sempre, spostano anche la geologia. La spostano. Io non è che lo so. Io ieri ritorno nello stesso ambulatorio dove ero andata l'anno scorso. E credetemi, vi giuro, non ho letto sopra la porta che c'era scritto dottore rinnovo patente. Dottore rinnovo patente, io non leggevo, per me che lui era un geologo, perciò non c'era nulla. Io già sì, un geologo non era io, che lui l'anno scorso, io disse: vabbè, un dottore non è io, ma il pupo è sempre qua. Sono entrata, dico: dottore, buongiorno, che faccio? Mi preparo? Dice: che si prepara? Sassattasi, che fare? E vabbè, sicuramente vuoi sapere la storia del pupo, non è che chi non lo sa, che me lo vede in degli occhi che c'ho un pupo. Dice: allora signora, ce l'ave scaruta? Veramente tanto scaruta non mi pare, ancora la sa figura ci deve per essere cafa. Dice: la vuole rinnovare? Rinnovare, magari ce l'avamo una giusta tazza. Signora, dice, la sta usando? Io la usasse sempre.
è mio marito che ce lo ha umano. Signora, la prima volta che l'ha usata, la prima volta che la usai, se la prima volta che la usai già a 15 anni me la cercavo. Però mamma giambrista, mamma sta attento là, non ci fare posare il lapone, eh? Non ci fare posare il lapone, io la pure non ci posavo. Però a 17 anni, c'è il dottore, a 17 anni, ci fu un moscone. Cioè, signora, ma usavo a 17 anni, sì. E a 17 anni è reato, sarà reato, ma io mi arrecreai, dottore. Signora, dice, ora, e ora c'è il dottore, signora, dice, mi deve dire la verità. Dottore, dire c'è la verità, che uno dottore deve dire sempre la verità. Proprio, se faccio con pari affio, ogni tanto qualche passaggio ci rugno. Brava signora, dice, la deve usare, perché se non la usa, dice, e poi si scorda come è fatta. Che si scorda, dottore? A che mi scorda? Ci vuole che leggere e scrivere. Dice, comunque signora, i documenti li ha portati? I documenti. Io disse, no, mente mia, ma che documenti ci vuole per una visita ginecologica? Cioè, se tutti lo scusa, ma che documenti volia lei? Dice, signora, voglio il certificato di nascita, lo stato di famiglia, ma la cosa che più mi interessa, la fotografia, ci ha fatto una fotografia. La voto con pari affio, a mentre che eravamo in una situazione intima, la fotografia ci ha fatto, venne un po' commossa. Però se la conservavo io, dice, dottore, io, dice, signora, una fotografia ora, nuova, nuova. Dottore, magari che mi volesse fare un selfie. Non so come mi ammette. Al resto tutta addocciniata. Dice, signora, comunque mi serve la fotografia, fa una cosa, ci ho capito. Se ne va qua a Catania, dove c'è la piazza dell'elefante, c'è la macchinetta. Lei giace, tira la tenda, si mette in posizione. Prima c'è una bella cotonata, ci mette un poco di fard, mette 5 euro, scaccia un bottone e si fa la fotografia. Oh signore, c'è il dottore, mi metto in posizione. Dottore, io 60 anni hai, se mi metto in posizione vengo in coppivento, vedi come mi trovo a mise. Poi c'è il dottore, guarda, mi ha scusato una cotonata. Io 4 pila hai. Se c'è una cotonata resta dignoso come la testa in piccinino. Poi c'è stato un farde, un farde, ma lei mi ha visitato, mi ha trovato un poco pallido, giannuso. Che guarda, ci si è malgrado la mia età, 99 sfumature di rosa, iaio. Dice, dottore, ma puoi scusare, ma perché tutte queste cose? Dice, signora, me la deve la fotografia, che io ce la devo plastificare. Ma perché va a plastificare? Dice, così non ci fai i pieghi, a me pieghi non me ne ha fatto mai. Signora, dice, ma lei è un'Atene sa solo, dottore. Ma solo, dice, Atene no ce lo fanno. Ebbene, questo cavolo. Dice, dottore, ma scusate, ma quando gliela porto? Lei che cosa ci fa? Signora, lei me la deve portare e poi me la deve mettere sul tavolo. Sopra la tavola, che devo fare dopo sotto portale, dottore? Ma perché sopra la tavola? Perché io ci devo mettere il bollo. Dottore, magari un bollo ci a mettere. Dottore, ma scusate, ma possibile? Possibile che abbia una visita ginecologica? Lei a fare tutto sto bordellino? Visita ginecologica? Signora! Signora, ci si che fa? Dottore, sente male, signora! Io sono un dottore che ha 9 patenti! E lei si è stuppato tutta la discussione mia. No, dice, ma ha contato lei. Dottore, e io ero con un puppo, che faccio se ci facessi una bella insalata? Ma è possibile, ma è possibile. Vedete, la cosa bella di noi cabarettisti che giriamo tutta la Sicilia, io arrivo magari fino alla Calabria, domani sarò a Palermo, dopodomani sarò a Trapani, la cosa bella è che girare le piazze, la gente, ma la cosa bella è che tutti gli spettacoli sono tutti in paesi di mare, il mare, no? Tu vedi queste spiagge piene di turisti, quanti turisti ci sono fra di voi? Alzate la mano, vediamo quanti sono quelli di fuori. Uno solo, resta una minchiata. Uno se non ha... Uno solo. Non è lei, di? Non è?
Battepaglia? Non è Nod Battepaglia, Gioia Tauro. Vabbè, signor, stiamo bene. Io ricominciate le chiostemmie, dove è dal nord? Ah? Eh? Milano? E dov'è? Ah? Eh? Sta fottendo, ci fa signora, vabbè. Non la capisce, lei è milanese, per questo non la capisco. Comunque dicevo, le spiagge, cioè loro ci criticano che siamo terrum, però poi vengono qua a farsi l'estate, vengono nelle nostre spiagge, poi specialmente spiagge di Montalbano, non vi dico, a me mi dicono sempre, ma tu hai visto Montalbano? Tana, quanto tragge, ma perché sono così? Allora, la cosa bella, io stamattina sono scesa in spiaggia, che tu non te ne accorgi, tutte queste famiglie messe assieme, non te ne accorgi chi è del nord e chi è del sud, come fai a capirlo? Ma c'è un momento della giornata, se tu arresti a mare, c'è un momento della giornata che tu dici, chi è chi del suro sud? Chi del suro sud? Qual è questo momento? Quando si mangia. Vi faccio vedere cosa succede in una spiaggia tipica nostra, a Playa Catania. Famiglia del nord, famiglia del sud. La famiglia del nord, la mamma è alta, bionda, slanciata. Deve chiamare la figlia perché è ora di pranzo. E la mamma del nord, come la chiama? A voce bassa, per non disturbare quelli dell'ombrellone vicino. Teresa, oh man, chissà dove è andata. Gian Pier Flavio, un marito sdraiato. Amore, che c'è? Amore, hai visto Teresa? Ma che ne so, amore, lo sai, quella è una libellula, non cammina, vola. Naggia, maledizione, chissà dove è andata la nostra polpettina. Teresa. E da lontano si vede arrivare Teresa del nord. 15 anni, 15 chili, costumino a mezza licchiappette, che se venne un coppivento di ognina di Catania finisce ognina è matta. Non cammina, vola all'ampata. Ammina, che c'è? Amore, non dobbiamo disturbare quelle dell'ombrellone vicino. Amore, è ora di mangiare. Ammina, cosa c'è di mangiare, mio amore? Ma noi del nord cosa potessimo mangiare, poppettina mia? Una panna di lattuga. Gli avvicini incomincia a mangiare. Beh, mammina, me lo posso fare il bagno io, papà? Mio amore, con quello che ti sei mangiato ti puoi sguazzariare di l'acqua. Ah, famiglia Rosod. Queste mamme, io mamma, posizione tipica di donna siciliana incazzata. A voce bassa. A mamma Rosud a voce bassa. Tanto la mamma Rosud se incomincia a muovere già questa gamba e poi tutto l'armamentario che c'è di sopra, vuol dire che la situazione è brutta. A voce bassa. Teresa! Teresa! Un puttana segno! Teresa! Arrogogliete casa c'è che tu che stai a fare di... Peppe! Peppe, è sempre caramba, Peppe, che vuoi? Su, si deve avere un'altra figlia, non come sonno. Non siete cose in essere tu e la tua figlia. Ad stare a casa, a scavurare da cauro. Lo sai cosa ti dico, eh? È che tua figlia assomiglia tutta a tua madre. Tu caramba madre. Tu caramme madre, che io pigliata suoro. Amma suoro. Maria, qualche cosa mi sta venendo. Amma suoro. Maria, che amma suoro è tutta casa e chiesa. Gnone. Casa e chiesa, Santina uno ogni mattina. Da suoro, casa e chiesa, e poi perché fanno già gitto da suoro. Ho cercato, figlia, ma come suono. Teresa, dici che si arricogli, Teresa! E da lontano si vede arrivare Teresa del Sud, 15 anni, 150 kg, costumi a dolce vita antisismico, pare con tsunami
invece di venere nell'acqua venere a rina, non cammina, arrotola, e quando arriva è a così. Mo! Po! Sugno qua a magia che ha finito. Disgraziata! Disgraziata come ti cappulasse tutta! Disgraziata, tu non sei figlia mia! Tu non sei figlia mia e ti puoi scangiare in danaca! Disgraziata che assumiti tutta roba vita a pace! Disgraziata, disgraziata! Ah, gli apri, mi mamma, farò così! Mi mamma, mi mamma, ci sono amici miei, me ne fottu, mi mamma, farò così! Mi mamma, sto a fuori, mi mamma, che mano fiora! Mi mamma, che mamma! Mangi, vieni più che io faccio, ecco vinca tu ci porta. Ma chi c'è a mangiare? Leggero, leggero, perché la famiglia del sud mangia leggero. E a mamma ne esce una bella teglia di pasta forno, camulinciana fritta, quattro cotolette e per finire una bella fila di mulone. Capicciolina se ci lava tutta la faccia, capicciolina a fine a così. Mima stai morendo, posso respirare, un mulone si sta sciariando capo sto forno. Ma che lo posso fare? Uno ruttino. E ho pace, non lo fare, non lo fare, che ieri ci ha bruciato i capiti a chi nell'ombra non è vicino, non lo fare. Ma che mi posso fare? Un bagno sa fare. La cretina sa fare un bagno. Cucchino che ti ha mangiato, a stare attenta, se domani mattina ti può lavare i dienti. E questi siamo noi. Ma poi perché? Perché quando siamo a mare, mamme, parliamo in italiano. E chi non ce ne esce, ne esce. E chi non ce ne esce, ne esce. Io sono una di queste. Io sono una di queste che poi, siccome ancora abbiamo la tradizione, sempre siamo vicini a chiedere un ordine, ma a fare vedere che siamo esperte, abbiamo ancora la tradizione dei nomi, i nomi rosoggiuri, il nome nonno, tipico Giovanni, ma siccome siamo in estate a mare e siamo a fare vedere che siamo magari neanche voluti, Giovanni lo chiamiamo Jonathan. Jonathanni, oh, ci non manco da raccogliere. Jonathanni, vieni a ranca. Jonathan, ci dice, ma minchia, lei con me. Ma perché fai così, Jonathanni? E Ida che si chiama, Ida che si chiama Ciccina, io mi la chiama Francesca. Francesca, Ida, mi dice, tu butti la ranca a mare, a moglie a mare, in estate si chiama Francesca. Jonathanni. Jonathanni, vieni a mamma ranca, non stare lì, vieni qui. Matrix, questo bambino, oh, Jonathanni, non attenere nello scoglio. Che vuoi fare come l'hanno scusso? Che sei scillicato e ti sei scogliazzato tutto il piscione? Io, marito, lascialo stare, piccirino, lascialo stare. Peppino, io correggo e tu scorreggi, Peppino! E questi siamo noi a mare. Bene, vi devo lasciare. Io starei tanto con voi, vi devo lasciare. Ringrazio Piero Mandarà, perché, sì, tu sai, ci stai ringraziando, quando sono 14, 25, ciao, ci sei anche tu, ciao. Chi è il sindaco? Piacere, sindaco, di averla conosciuta. Di quant'ave che fa il sindaco? 3 anni. E quanto ci deve stare? Altri 2 anni. E poi dopo ci facciamo a Piero sindaco. Che ho detto una minchiata. Ho detto una... No, scusate, perché io non la conosco, non è che per qualche cosa, cioè non perché come siamo. Vabbè, non ci vengo più a causaccio. No, sono di parte, è normale perché è un collega e quindi poi che fanno? Ma sparavo, l'ho tempo migliata male di sparare. Bene,
vi aspetto. Grazie, grazie per avermi voluta. Io ho iniziato veramente, lo posso dire, lo dico sempre, lo dico con tanta gioia, fra l'altro tante mi dicono ma abiti a Catania, no, io sono di Ragusa, ma io ho iniziato a Santa Croce, quindi sono legata a Santa Croce, a parte che io abito a Ragusa e lavoro in ospedale. Allora, grazie, vi ringrazio, vi auguro una buona estate, che sia fatta, che sia all'insegna della salute, e ricordatevi, circondatevi solo di persone positive, perché le persone negative vi fanno venire aggasciti, lenteriti, acoliti e amincolite. Vi aspetto ad Antenna Sicilia, ciao Santa Croce! Mariuccia Cannata, grazie, grazie. Scusate, un bacio al mio Peppe Stornello. Peppe, domani siamo insieme a Palermo. Ciao! Che pazientemente ci ha assistito. Allora, alterniamo i nostri musicisti per chiudere la serata. Il verdetto è quasi pronto. Sì. Lascio un attimo al signor Zisa, poi alla band itinera e ci siamo quasi. Questo mi sarai, arrossisci finché vuoi, corri fuggi se vuoi, ma non servirà. Do 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 do
grazie. Gli itinerari. Non vi presento perché sbaglio sempre l'ordine, l'abbiamo capito, poi si offendono. Allora, sono pronti i risultati. Intanto io chiedo gentilmente ai membri dell'amministrazione comunale che sono presenti di raggiungerci dietro le quinte, di salire qui con noi sul palco. So che c'è anche una rappresentanza degli sponsor, che rinomino, sono Saraceno Mobili, Virtus Ferries, Video Più e Scilieri Elettrodomestici. Allora, i concorrenti non conoscono il contenuto dei premi, non glielo abbiamo detto, siamo stati cattivi, ve l'ho annunciato prima, l'importante era che si divertissero. Abbiamo dato, e anzi segneremo il premio solamente a quelli che hanno un po' raggiunto, secondo gli ascoltatori in incognito, il numero più alto di percentuale di voto, considerandolo solo in applauso. Quindi chi ha raggiunto più applausi è stato considerato tra i vincitori. Abbiamo stilato la classifica dei primi tre, tutti gli altri hanno un quarto posto a pari merito, perché la bravura e la voglia di mettersi in discussione non può essere assolutamente classificata in ordine di numerico. Hanno avuto allegria e voglia di divertirsi, e l'ho avuto anch'io, quindi vi ringrazio soprattutto per la disponibilità. Ringrazio tantissimo il service di Stornello, che è stato paziente con noi, non finirò mai di dirlo, l'amministrazione comunale che adesso ci raggiungerà per i saluti, l'associazione Cantanti e Contanti che insieme all'amministrazione ha promosso la serata, tutti i nostri ospiti, l'Uomo Orchestra Siciliano, Mariuccia e Gianni Zisa, e invito a raggiungermi sul palco quindi l'amministrazione comunale e anche altre due persone. Intanto ringrazio Gaia, che è rimasta oltre il proprio orario di lavoro, mi ha dato una mano dietro le quinte, ha dato una mano agli altri, e vorrei i signori Zisa al quadrato qui con me per favore, Gianni Zisa e Pino Zisa. Per prima, nel frattempo faccio accomodare il signor sindaco e l'amministrazione. Coraggio, il palco è grande, ci entriamo. Allora, perché io voglio personalmente ringraziare Giovanni Zisa e Pino Zisa, che spero, eccolo, perché li abbiamo tirati in ballo all'ultimo minuto, meno di una settimana fa, e con tanta simpatia, con tanto spirito di dedizione si sono messi in discussione insieme a me, e hanno fatto tanto, perché mi hanno aiutato a gestire non solo la parte audio, hanno tranquillizzato i concorrenti, hanno seguito ogni aspetto di quello che riguarda le basi dei concorrenti, ma hanno anche aiutato a gestire tutta quella che era la parte pratica, dal regolamento alla scaletta alla gestione del service. Quindi io personalmente, a nome mio, intanto vi ringrazio per l'appoggio. Ora, prima di annunciare i voti, lascio la parola al sindaco, intanto per i saluti, ecco, grazie, meno male che c'è il signor Zisa, che è più esperto di microfoni, dovrebbe essere acceso, se no do il prestito al mio. Buonasera a tutti, benvenuti a Punta Secca. Ci siamo divertiti, i ragazzi hanno dato il meglio di sé, ognuno di noi veramente cerca di dare il meglio di sé nel proprio ruolo, nel proprio compito, e lo fanno anche tutti i cittadini di Santa Croce, di Punta Secca. Ieri, se vogliamo fare un esempio, abbiamo visto un grande esempio di dedizione alla propria città, i ragazzi che hanno pulito il paese da dire c'era lastica e umida, hanno finito alle 10 di sera. Quindi io credo che se oggi le nostre spiagge, le nostre strade sono state così pulite, lo dobbiamo a questi ragazzi che si sono sacrificati volontariamente per darci un paese pulito. Questo è un esempio di come si può dare il meglio di sé quando si ama qualcosa come il proprio paese. Quindi chiedo un applauso per loro. Franco, Peppe, Patrick, Vincenzo, Danilo, Ivano, questi sono i nomi di questi eroi di ieri. Grazie. Grazie signor sindaco, ed è vero, i giovani di Santa Croce si danno davvero da fare, sempre più spesso. Allora, pare che i nostri sponsor siano stati timidi stasera, quindi hanno delegato a voi politici l'onere e l'onore di premiare. Allora, Giulia, hai tu tre buste,
la numero 1, la 2 e la 3. Partiamo dal terzo posto. Intanto io penso che i nostri concorrenti si siano avvicinati dietro le quinte. Allora, abbiamo sommato la percentuale di gradimento e il terzo posto va a Massimo Caschetto, l'imitazione di Patti Pravo. Dov'è il signor Massimo? Tempo di raggiungerci, consegna la busta Adolfo Robusti, è tornato nei panni di concorrente normale, senza travestimento. Grazie. Allora, la busta, la non so cosa ci sia dentro, ma mi pare che sia un elettrodomestico offerto da Ciglieri Elettrodomestici di Santa Croce. Grazie e complimenti. Saliamo. Secondo posto lo consegna il Presidente del Consiglio Piero Mandarà. Giulia stasera si è messa in discussione come va letta. Allora, il secondo posto va a Carmelo Barrera. Grande. Già lui ha cominciato a ringraziare da sotto le scale. Grazie Carmelo. Grande. Uno dei nostri concorrenti più giovani di questa sera. Lui il premio neanche lo vuole. Allora, il secondo premio è un TV Color offerto da Video Più. Ah, che karaoke ora in camera. Bene, meritatissimo, grazie Carmelo. Puoi anche restare qua con noi se ti fa piacere. Annunciamo il primo posto. Scusa, Piero, dimmi. Prima di annunciare il primo posto, io volevo dire questo. Stasera sono stati tutti bravissimi, i concorrenti, e meriterebbero tutti la vittoria. Questo c'è da dire. Però dobbiamo dire anche che è un gioco. La giuria liberamente ha voluto scegliere. E poi è il pubblico, la giuria, quindi la giuria ha voluto scegliere, noi non sappiamo niente, quindi. Però un applauso va a tutti perché sono stati veramente bravissimi. Bravi e si sono messi soprattutto in gioco, che è la cosa più importante. Hanno saputo farlo con simpatia. Mentre per quelli più giovani è più facile, per quelli più adulti è più difficile, però lo hanno fatto lo stesso. Grazie a loro, io principalmente voglio ringraziare loro. È vero, perché comunque si superano tante difficoltà, ma lo si fa con uno spirito diverso quando si ha 16 anni e quando se ne hanno 70 e più, e sono stati tantissimi. Certo, manca l'età intermedia, forse dai 30 ai 50 anni potrebbero cominciare a darsi una smossa i cittadini di Santa Croce. Allora, torniamo seri. Primo posto, busta la consegna il sindaco. Il rullo di tamburi non c'è, non la può spizzicare, non funziona come a poker, pazienza. Allora, il primo posto che dovrebbe essere, Giulia, me lo ricordi che io ho la memoria corta? Sì, è praticamente un biglietto, ma è Pozzallo Malta, quindi offerto dalla Virtus Ferris. Quindi hanno la possibilità di viaggiare, di scoprire anche terra che noi sembra così vicina, ma che non è proprio dietro l'angolo. Allora, il primo posto va ad Andrea Linguanti. L'abbiamo perso? Ci sta raggiungendo, penso che l'abbiamo fatto correre dal fondo della piazza. Bene, tranquillo, ti aspettiamo. Quindi due giovanissimi, veramente, si sono tanto, tanto, eccolo. Bravissimo. Ricevi anche i complimenti del sindaco, del presidente del consiglio, di tutta l'amministrazione che ha voluto fortemente questo evento, perché comunque al di là del nome, al di là del fatto che si chiami Corrida Giulia, è comunque un modo per dare visibilità a piccoli e grandi talenti, a persone che magari hanno voglia di giocare col proprio paese. Quindi grazie ai tre primi classificati in questo caso, grazie a tutti coloro che sono dietro le quinte, e io vorrei che tutti i concorrenti infatti tornassero sul palco. Vorrei Catherine, vorrei la signora Valenti, io ora non me li sto ricordando tutti,
però vorrei che salissero tutti, il signor Satello, non mi ricordo gli altri, ho perso la memoria, devo andare per forza a rileggere. Ospiti e concorrenti, se ci raggiungete salutiamo insieme così il pubblico di Punta Secca. Diamo comunque appuntamento a domani sera, mi pare che ci sono i picciotti di Vasco e che comunque ci sono tantissimi altri eventi sia in questa che nelle prossime settimane che concludono il calendario estivo. Grazie infinite Punta Secca a nome mio, la corrida vi aspetta il prossimo anno, un applauso ai concorrenti.